Eccoci qua, buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato il live streaming su Facebook e da qualche secondo anche su Zoom. Ora aspettiamo un attimino che inizino ad arrivare gli iscritti. Innanzitutto ciao Eleonora e ciao Francesca. Ciao Antonello, ciao a tutti, come stai? Bene, 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 tutto bene, voi? Tutto caldamente bene. bene oggi. Fa caldo, vedo che... Sì. Beh, dai, siamo ormai in piena estate, quindi Ci vuole, siamo agli esatto, ci vuole, in attesa magari delle ferie dove poter appunto andare a rinfrescarsi un po', però. aspettiamo quelle. Esatto. E allora, come dicevo, sì, su Facebook siamo live e ora su Zoom anche attendiamo appunto che inizino ad entrare le persone iscritte. Perfetto. E nell'attesa, appunto, magari inizio a dire a chi è in diretta su Facebook e ci sta seguendo che, appunto, oggi parleremo di, come leggete dal titolo, come amministrare, organizzare e comunicare la propria attività. Non ha importanza che siate freelance, abbiate un'attività piccola, media, grande, insomma, vedremo un po', tutti questi aspetti, grazie appunto ad Eleonora e Francesca, che ci, illustreranno come deve essere, diciamo, organizzata, negli aspetti più importanti, la propria attività, ecco, dandoci dei consigli, degli spunti. Parleremo anche brevemente di Ranking Coach, che all'interno di queste attività rientra appunto come tool per migliorare la propria visibilità online, in primis per ottimizzare il proprio sito web. E niente, ora attendiamo ancora un po'. Non so se voi volete aggiungere qualcosa prima di iniziare, Eleonora e Francesca. Su magari anche prossime attività che farete voi simili a questo. So che voi online fate tantissimi webinar. Sì, diciamo che il periodo dell'estate, questo qua è un periodo abbastanza carico per noi quest'anno, perché appunto noi siamo sempre state legate agli eventi fisici, quest'anno la cosa si è un po' ribaltata e stiamo spingendo un po' sull'online ovviamente, Sì. con dei vari corsi. Già stasera sulla nostra piattaforma poi avremo un webinar, un'intervista con Erika Ferrero e parleremo di personal branding. Poi staccheremo magari un pochino anche noi ad agosto, ovviamente, Direi. e riprenderemo a settembre con appunto altri webinar, altre live anche con te, magari appunto all'interno di Sì. Fit Lab, giusto con dei consigli anche per la ripartenza, sai, come dicevi tu prima, non solo per chi è freelance, libero professionista, magari anche l'imprenditore, cioè chiunque abbia poi un proprio progetto imprenditoriale. Diciamo che settembre, una volta era la ripresa dell'anno scolastico, in realtà adesso è anche comunque Che una ancora non si sa se riprenderà effettivamente, quindi. in questo senso, è tutto finalizzato poi, come diceva Eleonora, al lancio dell'Academy, che è appunto il nostro progetto Sì. 2020, che è quello di una piattaforma online con tutti i corsi di formazione in vari ambiti, appunto legati al mondo freelance e Di cui imprenditoriale. parlerete più che altro anche tra un po', dopo. Sì. Esatto. Direi appunto, vabbè, che possiamo partire. E niente, io vi ho già appunto preannunciato, insomma, il tema di oggi. E io sono Antonello Pugliese, mi presento, visto che non l'ho fatto prima, Country Manager Italia di Ranking Coach. Per chi conosce Ranking Coach, bene, per chi non conosce Ranking Coach è una piattaforma di web marketing, appunto. E a fianco a me, nella foto e anche nel video, ci sono Eleonora e Francesca, fondatrici di Freelance Hub, di cui parleranno tra un po', e anche di Valenti04, che è la loro agenzia. E io passo subito la parola a voi, Francesca ed Eleonora, quindi potete iniziare Ok. anche a condividere le vostre slide, la vostra presentazione. Perfetto. Ok.
Allora, intanto che facciamo questo passaggio, ditemi poi se vedete a tutti sì. La presentazione. Ci siamo? Sì, sì, ci siamo, vediamo, perfetto. Bene, perfetto. Allora, come dicevi tu, noi siamo Eleonora e Francesca, abbiamo un'agenzia di comunicazione, lavoriamo nella comunicazione, nel digital e negli eventi. E l'anno scorso abbiamo lanciato, dall'inizio del 2019, un progetto che si chiama Freelance Hub, di cui appunto Ranking Coach è divenuto quasi subito partner, insomma. Il progetto Freelance Hub è dedicato... È nato per liberi professionisti, ma poi ci siamo resi conto che effettivamente non bisogna essere liberi professionisti, quindi avere per forza di cose una partita IVA attiva, essere un imprenditore. È sufficiente avere un progetto imprenditoriale, un progetto proprio per entrare a far parte di questo gruppo di persone che lavorano per se stesse, quindi che sono imprenditori di se stessi. E quindi noi ci rivolgiamo a questo pubblico. La community, come vedete appunto da quello che poi è l'immagine che abbiamo scelto dal simbolo, è formata da una metà cuore e una metà cervello. Perché per essere, chiamiamoli professionisti, non liberi professionisti ma professionisti, bisogna sicuramente avere tanto cuore, perché bisogna avere passione in quello che si fa, altrimenti uno molla subito sicuramente, ma deve anche avere tanto cervello, tanta formazione in diversi ambiti, in amministrazione, quindi la contabilità, come gestirsi, come fatturare, certo, come fare un preventivo, come comunicare, come trovare clienti, come gestire i reclami, come muoversi sugli strumenti digitali, quindi come costruire il proprio personal branding, farsi trovare ovviamente con il proprio sito web, e anche come organizzare la propria attività, perché che sia un professionista che sta iniziando o già iniziato, comunque bisogna sapersi comunque organizzare, gestire il tempo, gestire lo spazio. E quindi abbiamo lanciato, come dicevo, nel 2019 Freelance Hub come community per i liberi professionisti. Si tratta di una community attiva ed interattiva a sostegno appunto dell'autoimprenditorialità e della condivisione tra i liberi professionisti delle proprie esperienze. Lo facciamo come? Lo facciamo attraverso una community digitale, quindi online trovate un gruppo Facebook dove poter partecipare, siamo attivi poi anche su LinkedIn abbiamo anche una gestione delle newsletter. Consiglio, scusate se intervengo, consiglio ai partecipanti di iscrivervi, perché comunque è un'opportunità per tenervi sempre in aggiornamento, perché ci sono un sacco di scambi, insomma, di idee, di opinioni, esatto. Quindi io consiglio vivamente. Ne approfitto 30 secondi a chi ci sta seguendo sia su Facebook che su Zoom, che potete interagire con noi facendoci delle domande su Zoom, dalla chat ci potete scrivere e su Facebook nei commenti dello streaming. Ritorno dopo da voi. Ok, torniamo da noi. No, hai detto giusto, nel senso che sulla community online troverete sul gruppo tanti spunti, oltre alla possibilità di confrontarvi con altri professionisti che sono professionisti in realtà che non appartengono ad una determinata categoria. Potete trovare il grafico, il copy piuttosto che il fisioterapista, quindi appartengono a tutte le categorie in generale. Però siamo la possibilità di confrontarsi con loro e anche con i coach del progetto, che sono coloro che poi tengono appunto la parte di corsi di formazione. La seconda modalità con cui si può partecipare ovviamente a Freelance Hub sono gli eventi. Come dicevamo, siamo partiti l'anno passato con gli eventi presso Talent Garden, che è il nostro partner. Quest'anno avremmo dovuto allargarci poi ad altre sedi di Talent Garden di Bergamo e Milano, oltre a Brescia. Abbiamo messo per forza di cose in stand-by la cosa, li riprenderemo. E durante questi percorsi, quindi durante questi eventi, abbiamo appunto i coach di cui vi parlavo prima, che vengono e tengono la loro lezione per aiutare fondamentalmente a semplificare la vita ai professionisti in ambito contabilità, quindi col commercialista, cioè l'avvocato, piuttosto che c'è l'esperto di comunicazione. E infine appunto l'Academy, a cui abbiamo accennato appena iniziata la live, che lanceremo ad ottobre. L'Academy è un po' la soluzione a tutto questo, a quello che sono gli eventi fisici, quindi al permettere alle persone di partecipare, di guardare i propri webinar, ascoltare podcast o altro all'interno di una piattaforma. Quindi non c'è più né il vincolo di non poter partecipare all'evento causa forza maggiori, né quello di ovviamente della distanza, di essere troppo distanti, perché attraverso la piattaforma anche questo è
è possibile. Diciamo il perché dovreste partecipare. Come dicevamo prima, questa è una possibilità di scambiarsi esperienze con altri professionisti e più che mai la troviamo una cosa fondamentale, perché si scoprono tante cose e soprattutto si trova risposta ai propri dubbi, perché spesso e volentieri ci è capitato anche a noi in passato di confrontarci con persone che facevano lo stesso nostro lavoro e quant'altro, e magari commercialisti diversi davano risposte differenti. Ti trovi un po' nel panico, ti trovi un po' spiazzato, non sai cosa fare. Sì. È una possibilità per avere delle risposte. Ci si può autopromuovere, perché ovviamente vuole essere un canale per far sì che le persone trovino comunque dei collaboratori, dei fornitori, trovino comunque anche dei clienti, e poi ci sono tutta una serie di sconti e convenzioni che sono riservate ovviamente da parte dei partner, tra cui, ripeto, anche voi, ma tanti altri, che mettono a disposizione della community. Perfetto. Come diceva Eleonora, abbiamo individuato quattro aree in realtà in cui concentriamo un pochino i nostri sforzi, che sono la parte, chiamiamola più survivor, cioè la base, partita IVA sì, no, come aprirla, come fare un preventivo, come fare un contratto, come anche tutelarsi e spesso anche come recuperare i crediti, nel senso che il nostro lavoro non finisce quando ovviamente un cliente ci firma il contratto, ma dobbiamo anche farci pagare. Spesso questo, abbiamo riscontrato, può essere un problema. Spesso è di più per il libero professionista, magari rispetto a un'azienda strutturata. Certo. Quindi lì ci siamo. Diventa con... un'altra attività da gestire insieme a tutte le altre. Esatto. E c'è poi la parte digital, dove ovviamente rientrate anche voi come ranking coach, quindi tutto quello che è la nostra presenza come professionisti online, a partire appunto da un sito internet, a tutte le attività che possiamo fare sui social, da LinkedIn, che è più professionale, ma anche appunto ad altre forme di comunicazione o altri social stessi come Facebook, Instagram, poi varia molto in base al settore ovviamente. E questo è anche importante, perché spesso il professionista che non si occupa di digital o di marketing in prima persona pensa che sia sufficiente fare un sito per essere trovato. In realtà strumenti come Bot, e da lì nasce appunto la nostra partnership, ti fanno capire che non è sufficiente e che quindi ci sono bisogno di una serie di step, giusto Antonello? Ma questo è veramente una costante, cioè purtroppo è ancora così, nel senso che molti non si rendono conto che il sito web innanzitutto non basta, ma non diciamo che non cammina con le sue gambe, quindi non cammina da solo, nel senso che ci sono una serie di attività appunto da svolgere per poterlo rendere più visibile online, in primis sui motori di ricerca. E questo messaggio è difficile da far passare a determinati tipi di persone, anche di imprenditori un po' vecchio stampo, no? Diciamo legati magari più all'offline che all'online, quindi magari più alla pubblicità tradizionale sulla carta stampata piuttosto che, non so, cartelloni, che invece tutto quello che è oggi il web, quindi il sito web, i social, la pubblicità sui motori di ricerca e sui social, le newsletter, eccetera, eccetera. Quindi certo. Anche qui è una mini giungla rispetto a quella, forse giungla, non mini, giungla come quella di come districarsi nella giungla delle partite IVA, quello è un altro aspetto, però il web è tanta roba. Sì, è vero. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare un pochino anche insieme è fare formazione in questo senso, cioè sensibilizzare sul fatto che ci sono delle azioni da fare. Poi non bisogna spaventarsi, non è che un professionista deve fare tutto lui, seguire tutto. Cioè ci sono degli strumenti, ad esempio come il vostro, che aiutano molto e semplificano appunto determinati passaggi, determinati monitoraggi. C'è anche la possibilità di interagire con altri professionisti. Per questo abbiamo anche tenuto un po' la community multisettoriale, in modo che si possa aiutarsi a vicenda. Certo. E quindi darsi supporto e allo stesso tempo lavorare insieme. Gli altri due ambiti che noi trattiamo sono appunto quello più di marketing e comunicazione, quindi sappiamo che magari soprattutto all'inizio, ma anche nella propria carriera, non si hanno grandissimi budget da dedicare alla promozione, quindi possibilità di spesa a volte sono comunque o limitate o comunque devono essere molto programmate e fatte con senso, esatto, ponderate, e quindi da lì partiamo, da come impostare la propria strategia di personal branding e come autopromuoversi sui vari canali, come comunicare dunque,
E poi una parte di organizzazione, come diceva prima Eleonora, c'è l'organizzazione del tempo, ma anche dello spazio, oltre che delle risorse, e quindi cerchiamo di dare dei tips e dei consigli appunto all'interno di questo scenario. Quello che volevamo fare con voi oggi era appunto iniziare a parlare di quattro tips, uno in ogni area, per farvi un pochino assaggiare quella che i consigli che si danno all'interno della community. Certo, Quindi se tu sì. sei d'accordo, Antonello, inizieremo con dei takeaway e dal primo, che forse è quello più antipatico, ma poi più utile, che è quello survivor. Quindi, e che lascio Esatto. spiegare a Francesca perché lei scende. Sì, Eleonora non ama proprio questa parte, cioè sai, ogni professionista ha una parte che non ama molto, È vero. per Eleonora questa è quella un po' più antipatica. Quindi tocca a me. Sicuramente quando uno decide comunque di essere libero professionista, di lavorare quindi da solo, la prima grande domanda è: ok, ma adesso dal punto di vista amministrativo contabile che cosa faccio? Esatto. Molti iniziano con la prestazione occasionale che ti dà comunque un tetto di fatturato comunque abbastanza limitato all'inizio, che sono sui 5.000 euro in un anno, e quindi diciamo che nel momento in cui poi uno inizia ad avere una base, magari più di clienti, fa poi fatica ovviamente a rimanere Certo. all'interno di questo tetto. Quindi il passaggio successivo che si pensa spesso è l'apertura della partita IVA, ovviamente. Quale? C'è il regime forfettario, c'è il regime ordinario, già lì capire effettivamente è molto complicato e difficile. Ci sono delle soluzioni alternative di cui si parla veramente poco, ma che sono molto utili, e abbiamo visto che sono utilizzate sia da chi sta iniziando, sia in realtà da chi poi freelance e libero professionista lo è da tempo, che sono delle cooperative mutualistiche. Noi tra i nostri partner abbiamo Smart, e che permettono una serie di vantaggi. Innanzitutto quella, ad esempio, di non sobbarcarsi il costo di un commercialista, nel senso che all'inizio dell'attività posso anche aver paura, ovviamente, di avere spese ancora prima di guadagnare. Quindi in realtà Certo. l'apertura partita IVA mi comporta delle spese Fisse, già di sé. fisse. Esatto. E quindi partirei in deficit. In questo modo affidarmi invece a una società come quella di Smart, comunque qualsiasi società mutualistica in questo senso, permette di appoggiarsi a loro per far fare a loro il contratto con il cliente. Loro fanno questo appunto di mestiere, mettiamola così. E noi veniamo temporaneamente assunti da loro e quindi percepiremo tramite loro un compenso. In questo modo si elude il problema dei 5.000 euro annui della prestazione occasionale, perché non si ha un limite di fatturato, ci si affida a una struttura comunque seria che viene percepita in modo serio anche dal cliente, e in questo modo possiamo iniziare a testarci e a lavorare con diversi clienti. Questo ci dà anche una garanzia, quella di ricevere al 10 del mese quello che sarà il nostro compenso, che è un compenso che stabiliamo noi, ovviamente, e che Smart contrattualizza per noi. Questo cosa vuol dire? Questo è molto importante. Assolutamente, ma soprattutto all'inizio, ma anche dopo, in realtà, perché Sì. se il problema di affidabilità di un cliente è sempre altissimo, soprattutto se non lo conosciamo, se non è un cliente storico, ma è un nuovo, non siamo mai del tutto sicuri della sua solvibilità e soprattutto anche della sua precisione nei pagamenti, quando di contro magari noi abbiamo comunque un affitto da pagare, delle bollette, delle scadenze da rispettare. Quindi questo ci solleva un pochino, e Smart ha un potere contrattuale fortissimo, perché comunque è presente a livello europeo, in 9 paesi, ha più di 120.000 soci. Quindi nel momento in cui deve fare un recupero crediti, cioè lo fa con una massima tranquillità, cosa che noi non potremmo fare. Quindi diciamo Certo. che anche se questa cosa dovrebbe verificarsi, noi percepiremo comunque il nostro compenso, ovviamente. L'altra cosa molto interessante cos'è? Se magari è in forfettario, non hai possibilità di scaricare le spese perché vengono comunque calcolate in percentuale in base al tuo codice Ateco. Se fai un progetto con altri liberi professionisti, cosa fai? Fai al cliente, ognuno fa la sua fattura, che a volte è un po' antipatico. Così come non è fattibile che uno solo si sobbarchi quello che sono anche tutte le fatture degli altri, Esperienza. cioè i compensi degli altri, e poi divida, perché si caricherebbe di spese e di tasse inutilmente. Quindi Smart fa da capocommessa. Quindi in questo caso, se avete un progetto in collaborazione con altri professionisti, Smart può fatturare con un'unica fattura unicamente al cliente finale e poi ripartire, come dite voi, quelli che sono i compensi all'interno della vostra rete di professionisti. Quindi è una cosa molto comoda anche per magari affrontare dei progetti più grandi, quindi crescere e fare degli step successivi. Questo
Questo ha un costo minimo, ad esempio, che è un costo di 50 euro una tantum, quindi a vita per entrare all'interno di questo sistema, e poi si prende una fee dell'8,5% su questo che è il vostro compenso stabilito con il cliente. Quindi veramente una parte minima a fronte di un servizio che vi può dare, soprattutto anche all'inizio, una garanzia e una stabilità maggiore. Esatto, faccio un accenno che poi l'8,5% può essere già calcolato da voi nel momento in cui fate esatto. un attivo, potete già calcolarlo come in più e quindi non andare a perdere quella che è la quota che vorreste portare a casa, diciamolo così. Sì, ed è un modo molto più leggero e snello, come dicevate voi prima, di iniziare soprattutto per chi ha le prime, insomma, le prime armi in questo senso e poi anche e poi anche nella gestione, perché aprire partita IVA con tutti, insomma, con tutto quello che comporta. E a volte le cose non sono sempre chiarissime, ne parlo in prima persona, anzi, devi stare tu lì a leggere, scoprire, fare, chiedere, domandare. Qui invece è tutto molto veramente chiaro, ecco. Sì, noi la chiamiamo, è un'alternativa che una persona sì. si può provare così, può usarla anche non solo all'inizio, ma può provarla anche nel suo percorso, nel caso come diceva, ci sono persone che lavorano appunto insieme, quindi si può testare questo sì. metodo, anche perché come sappiamo poi anche per dire il forfettario ha un tetto massimo mm-hmm. che può superare, quindi qualora non si esatto. voglia succedere si possono provare altre soluzioni, e questa è una. Ovviamente oltre a Smart, come dicevamo, ce ne sono poi tante altre di società mutualistiche per tutta Italia, quindi nel senso è una sì. opzione che... A volte è anche legata al settore di riferimento, quindi magari uh-huh. chi lavora ad esempio nell'ambito Smart è nato per l'ambito artistico, ma adesso segue anche molti freelance nel digital, ce ne sono sì. altre più legate appunto alla parte invece web, cioè ce ne sono di diversi... Sì. in questo caso. Un'altra cosa carina è che permette anche di gestire dei rimborsi spese, cosa che il forfettario fa. Quindi ci sono tante opportunità da questo punto di vista. Esatto. Io passerei invece al secondo tema, che è quello del digital. Per il digital abbiamo pensato a LinkedIn, perché LinkedIn è per eccellenza il social dei professionisti. E in particolare però non tanto la gestione di LinkedIn, ma di uno strumento che LinkedIn permette come upgrade, che è il Sales Navigator. Mm-hmm. Se voi vedete LinkedIn vi dà la possibilità di iscrivervi gratuitamente, ovviamente, aprire il vostro profilo, aprire delle pagine, comunque, quindi postare, utilizzarlo come social, come... Sì. con tutti gli altri, più a livello ovviamente professionale, ma vi dà anche la possibilità di scegliere tra dei piani di upgrade, appunto, li chiamo in questo modo, a seconda di quelle che sono le vostre necessità. Noi abbiamo scelto questo, il Sales Navigator, perché è lo strumento che vi permette di abbreviare il processo di lead generation, ovvero di raggiungere nel modo più rapido e veloce quelli che sono i professionisti con i quali volete entrare in contatto e iniziare con loro ad instaurare un rapporto. Come fondamentalmente? La cosa prima che mi preme da dire è che il Sales Navigator è uno strumento, come tutti quelli di LinkedIn, a pagamento. E non costa poco, perché ha degli abbonamenti, questo dovrebbe essere sui 60 più IVA al mese, quindi non è pochissimo effettivamente. Però LinkedIn vi permette anche di fare una prova gratuita di 30 giorni, senza impegno. Vi registrate, dovete solo ricordarvi alla scadenza dei 30 giorni. Di disdire. Vabbè, questo è abbastanza comune tra i servizi online. Quindi. Esatto, sì, sì, è una cosa, è una prassi questa. Sì. Quindi l'importante è che ve lo mettiate in calendario, però la prova gratuita effettivamente c'è, lo potete provare comunque a pieno. Cosa vi permette di fare? Nel momento in cui voi avete il vostro progetto, sapete che dovete raggiungere determinate persone, vi faccio un esempio, lavorate nella ristorazione e dovete andare a trovare tutti quelli che lavorano appunto nell'ambito della ristorazione, ma volete andare a trovare non il dipendente, il proprietario, il fondatore, certo. Questo vale per tutti i settori ovviamente, voi con questo strumento potete profilare altamente quello che sono le persone, i profili, gli utenti di vostro interesse. Andando target, diciamo, di riferimento. Esatto. Potete inserire il settore ovviamente, quindi parlavamo di ristorazione, potrebbe essere turismo, qualsiasi cosa. Potete andare ad indicare ovviamente l'area geografica. Sì. Quindi anche questo, il fatturato, ma potete anche andare a dire la tipologia, quindi come dicevamo il fondatore, oppure chi lavora nel marketing all'interno di un'azienda, o anche addirittura da quanti anni, quindi io non voglio
chi lavora lì da 3 mesi, ma voglio chi lavora da tanto tempo. E quindi ti permette di aprirti un ventaglio di filtri che altrimenti non avreste modo. Una volta fatta questa ricerca mirata, e il consiglio di farlo una volta che avete ben chiara la vostra strategia, perché comunque avete 30 giorni di prova, non sono tantissimi, quindi sfruttateli al meglio, c'è il passaggio successivo, che è quello di collegare gli utenti al proprio profilo. Anche qua, voi ovviamente lo state facendo per, a parte come dicevo, una strategia, quindi per una motivazione ben precisa, che tendenzialmente potrebbe essere una motivazione commerciale. Il consiglio è di non andare a mandare subito un messaggio freddo, diretto, del tipo mi piacerebbe entrare in contatto per, quindi per proporre qualcosa. No, piuttosto iniziate a collegare queste persone alla vostra rete e a farle divenire degli utenti di primo grado, di modo che poi, cioè mandandogli un messaggio un po' più caldo, dicendo, non so, lavoriamo nello stesso settore, ho visto il tuo profilo, molto interessante, mi piacerebbe collegarti alla rete. Quindi questo è un primo step. Poi c'è modo, ovviamente, successivamente, di andare a riprendere questi contatti, perché non sono da mollare, ecco. C'è il fatto che da qui in poi, una volta che gli utenti sono diventati parte della vostra rete, vedranno i vostri contenuti. Quindi se voi avete un piano editoriale, avete dei contenuti, avete qualcosa da dire che possa interessare anche queste persone, postate, cercate di creare dei contenuti di valore, che poi possono essere ovviamente condivisi, sempre tramite un messaggio in mail, si chiama, con questi contatti. Lo step successivo, una volta che avete creato un collegamento con essi, è il trasformare, cercare di trasformarli in appuntamenti, cioè di cercare quindi di instaurare un dialogo per poi ovviamente portarli al vostro scopo, che può essere l'appuntamento oppure far provare un servizio o un prodotto, dipende da quella che è la vostra categoria, ecco. Ecco, è un processo un pochino più lungo magari di quello che si immagina, sai, la prima cosa che uno dice di LinkedIn, ok, collego una persona, la prima cosa, e spesso ci arrivano anche a noi, è l'offerta, la promozione, l'appuntamento subito, però ancora non ti conosco effettivamente, non so chi sei, se prima invece magari condividiamo con gli utenti della nostra rete, anche direttamente con dei messaggi privati, ho scritto un articolo, un post interessante, magari su qualcosa che potrebbe esserti utile, dagli un'occhiata. Quindi cerco comunque di dare valore, ovviamente, e in questo modo anche di qualificare la mia professionalità. Quando avrò una maggiore fiducia da parte dei miei utenti, allora potrò fare uno step successivo e più commerciale, ovviamente. Quindi anche questa è una strategia più a lungo termine, ovviamente, che va pianificata. Certo. Okay. Bene, ottimo, molto interessante questo strumento di Sales Navigator, e che avete spiegato molto bene. Io non conoscevo bene, avevo letto e visto qualcosa, però ecco, ora è tutto molto più chiaro. Sì, noi abbiamo un coach che è Luigi Castelletti di Castelletti Web Marketing, che si occupa proprio, si è specializzato in LinkedIn, infatti queste sono riprese poi effettivamente da degli spunti, da dei corsi che lui tiene all'interno della perché effettivamente ti può aiutare a parlare di personalità, mettiamo così. Sì, perché è l'unico modo che abbiamo per arrivare in modo diretto con il professionista che scegliamo. Perché altrimenti cosa fai? Cioè cerchi la mail, inizi a mandare mail, magari la legge il segretario, la legge un addetto, non arriva mai alla persona, oppure è destinata. Così cerchi di creare comunque un rapporto diretto con la persona. Sì. E da lì parte. Sì, sì. E oltre al fatto che appunto col Sales Navigator, cioè sai, LinkedIn ti mette sempre dei limiti a quante persone puoi collegare, o comunque devono essere già in qualche modo vicine alla tua rete. Il Sales Navigator invece amplia tantissimo, quindi possiamo davvero raggiungere centinaia di collegamenti in pochissimo tempo e poi coltivarli nel tempo, se vogliamo. Quindi abbatte una barriera molto forte, che secondo me è da sfruttare assolutamente. Supera anche il concetto di ads, perché come sappiamo anche fare campagne sponsorizzate, anche LinkedIn lo permette, come lo permettono gli altri social ovviamente, però siamo su budget ben diversi. E quindi un professionista, se lo può permettere, ben venga, cioè io la tenterei di farlo, altrimenti questo potrebbe essere un escamotage. Ecco. Ogni 6 mesi, se non ricordo male, torna gratuito. 6 mesi o una più o meno. Sì, qualora qualcuno non volesse appunto poi passare al piano pagamento, sa che dopo tot tempo potrebbe tornare a ripolvare quello che è il proprio database, magari sfruttando un altro 30 giorni di prova gratuita. Ok, ottimo. E prima di continuare ricordo a chi ci sta seguendo su Zoom e su Facebook che può intervenire con delle domande scrivendo in chat su Zoom e nei commenti sotto il live streaming su Facebook.
ritorno da voi di nuovo. A livello di marketing e comunicazione volevo parlare un pochino dell'email marketing, nel senso che sì, tutti mandiamo mail, spesso abbiamo visto che i professionisti non utilizzano un sistema di newsletter comunque meno organizzato, questo può essere uno strumento molto molto interessante. Primo consiglio che diamo è di iniziare a utilizzare delle piattaforme, ci sono anche qui delle versioni gratuite e delle versioni a pagamento. Cioè, così come Ranking Coach c'è la possibilità di avere a disposizione dei dati, che è la cosa più importante e più interessante. Nel senso che sì, possiamo mandare delle mail, mandarle dalla nostra casella di posta, ma fidarci degli strumenti di web marketing, tra l'altro ad oggi molto semplici nell'utilizzo, quindi sì. Noi non dobbiamo esserlo di mestiere, sono molto intuitivi, ci permette comunque di avere dei vantaggi in più. Innanzitutto, quando vogliamo lanciare una campagna di mail marketing, una newsletter, quindi delle comunicazioni, dobbiamo controllare assolutamente, che è una cosa che a volte non viene fatta, il mittente, cioè come l'utente ci vede quando riceve una nostra mail. In questo caso, non so se avete visto, moltissimi utilizzano molte piattaforme, anche ultimamente, il nome di una persona, cioè rendetelo personale, rendetevi riconoscibili, se lavorate da soli che sia il vostro nome e cognome, se lavorate all'interno di una piattaforma, di un sistema più ampio, il vostro nome mettetelo comunque, perché spesso personalizza la comunicazione, altrimenti viene vista come pubblicitaria e cestinata molto più facilmente. L'altro aspetto, il secondo più importante, è sempre l'oggetto. L'oggetto in assoluto è quello che incide di più forse sul tasso di apertura, ovviamente, anche in questo senso, e quindi deve incuriosire, deve stimolare, e più anche questo viene reso personale, più ovviamente inciterà la persona ad aprirlo. Ad aprire, certo. Esatto, ovviamente come posso rendere la mia comunicazione email più personale possibile? Innanzitutto conoscendo quelli che sono gli utenti. Se utilizzo queste piattaforme, che ce ne sono tantissime, innanzitutto dopo le prime mail posso già vedere come si comportano gli utenti, quindi il tasso di apertura. Se ho utilizzato degli argomenti diversi, ad esempio su diversi miei servizi, posso capire quale può avere un interesse maggiore e quale meno, in linea generale, vedendo appunto quante volte sono state aperte queste mail. Se all'interno della stessa mail metto diversi argomenti, stessa cosa, posso vedere se qualcuno è stato cliccato più di altri. E quindi inizio un pochino a targetizzare quella che è la mia fan base. Allo stesso tempo posso capire il singolo utente come si comporta. Quindi se ad esempio sono un blogger e mi occupo di viaggi e ho mandato in una mail il viaggio in mare, montagna o nella capitale e vedo che l'utente segue di più quelli sulle capitali, magari la prossima volta il mio oggetto nella sua mail sarà scopri le capitali da visitare in autunno. Quindi da lì inizio a fare proprio un ragionamento di personalizzazione. E l'altro modo ovviamente per conoscere il mio pubblico e fare domande, cioè non abbiamo paura di chiedere, di fare dei sondaggi, di chiedere dei dati. Ecco, sicuramente quando si inizia la prima cosa che si vuole è popolare il proprio database e quindi si chiedono pochissimi dati, che può essere appunto la mail, un nome e cognome, per fare in modo che comunque l'utente ce li dia. Il consiglio in questa fase è di non chiedere troppo, perché spesso all'inizio di questo, chiamiamolo funnel, comunque siamo in una fase molto fredda di comunicazione. Quindi non c'è fiducia verso di noi, certo. La persona non ci conosce ancora, quindi il dubbio potrebbe essere: perché ti devo dare tutti questi dati? Non te li do. Oppure se te li do falsi, che è ancora peggio, che andrebbe a sporcare tutto quello che può essere poi il nostro lavoro di profilazione. Esatto. Quindi partiamo molto semplici, con i dati necessari e essenziali che noi servono, e poi piano piano lungo la vita dell'utente andiamo magari a chiedere qualcosa in più. Chiedere l'età, chiedere la zona geografica, ci può permettere di dare delle informazioni poi in più. Se sono un commercialista, il fatto di sapere se appartieni a un forfettario, se sei un'azienda, se non è ancora aperto, potrebbe far sì che poi posso dedicare a te delle mail personalizzate in base a quello che è già il settore in cui operi o il punto professionale in cui ti trovi. Se ad esempio, non so, mi occupo di viaggi e so che dei bambini o dei figli, posso dedicare a te ovviamente delle newsletter o delle mail dedicate ai viaggi con i bambini. Cioè, quindi posso poi davvero targetizzare e personalizzare molto. Ah, vado a segmentare il mio pubblico, vado a creare dei pubblici più piccoli, è vero, dovrò frammentare anche i contenuti, ma quei contenuti per loro saranno più di valore e quindi più differente. Porteranno anche un'apertura maggiore delle mie mail e porteranno anche magari a delle risposte maggiori alle call to action. Visite maggiori al sito vuol dire comunque più traffico, vuol dire che magari qualcuno cercherà i miei servizi e sarà più propenso a contattarmi perché sto rispondendo a quell'esatto bisogno.
Ovviamente anche questo è un lavoro che va pianificato, va fatto con il tempo e va coordinato con quelli che sono gli altri strumenti, come appunto valutare tramite ranking coach, cioè, tramite Google Analytics, quali sono effettivamente le visite sul sito. Cioè, utilizziamo questi strumenti anche per capire cosa può interessare di più al nostro pubblico e poi magari utilizziamo uno strumento come quello dell'email marketing per parlare a loro in modo personalizzato. La base, proprio base base, è rivolgerci alla persona con il Eh suo sì. nome. Cioè, sembra a volte una sciocchezza, molti non lo fanno, però No, sì, esatto. già ti mette in condizione di essere ascoltato, o comunque di avere più possibilità di essere ascoltato in questo senso. Ecco. Poi so, tu anche tu tratti di web marketing comunque quotidianamente, quindi immagino siano cose che conosci meglio di noi. Sì, poi tra l'altro anche noi internamente, no, facendo molto, molto lavoro di newsletter, di DEM, no? Direct mail marketing, quindi è molto importante personalizzare l'email il più possibile, ecco. Perché? Perché così hai sicuramente un'attenzione maggiore. Questo sì, è molto importante, sì. Non solo per diciamo, raggiungere nuovi clienti, ma a volte ancora di più per mantenere i clienti già presi, insomma, i clienti già in essere, ecco. Assolutamente. No, io mi permetto di dire che poi la parte delle newsletter e del database, la raccolta database, non so a te, ma a me è capitato spesso che viene molto snobbata, cioè quando vai magari da un cliente o anche a un professionista comunque, non c'è mai nessuno che ha un database. Ed è una parte fondamentale, insomma, non puoi non costruirtela nel tempo, anche minimo, deve esserci un centinaio di contatti, 50, però devi comunque costruirtelo, dopo vedrai cosa farne. Ed è una parte che snobbano effettivamente in tanti. Ti Ma diciamo anche, ma perché è un valore enorme quel database. davvero. E già il problema è che quando ti trovi, a me è capitato di andare da qualcuno e la prima domanda è, allora, la loro prima domanda è: vogliamo mandare la newsletter? Va bene, ok. Avete database? No. Beh, a chi la inviamo questa newsletter? I clienti sono vostri o sono miei? Cioè, non è che... vabbè, ma costruiamo, l'hai capito? Costruirlo, già questo è un altro lavoro, cioè... Sì, ci vuole comunque tempo, ci vuole tutto effettivamente per farlo, però ha un potenziale enorme, al di là delle newsletter, questo è un discorso un po' comunque tecnico, ma il database può essere utilizzato in tanti modi, anche all'interno per fare retargeting nelle Sì. campagne ads, cioè adesso io non so effettivamente chi c'è collegato, che lavoro effettivamente faccia, però se ne ha la possibilità può essere sfruttato non solo per le newsletter, ma per tanto altro. Quindi gli utenti... Tu li fidelizzi, li prendi e poi li ritorni anche su altri strumenti, come per esempio sui social, torni nella mente delle persone. Ecco. Esatto. Cioè, è un capitale, i contatti sono un capitale grandissimo, quindi forse il più importante che abbiamo, insieme, come diciamo sempre noi, anche al sito internet, nel senso che è l'unica piattaforma proprietaria effettivamente nostra che possiamo avere, e quindi lavorare bene su questi due aspetti può fare effettivamente la differenza. Sì, Esatto. vero. Allora, passerei all'altro, invece l'ultimo L'ultimo consiglio, dei quattro. nostri, esatto, l'ultimo dei quattro, che è l'organizzazione. Come dicevamo prima, organizzazione del tempo, organizzazione dello spazio, abbiamo pensato un po' di che cosa parlare, abbiamo ripreso un corso e un discorso più che altro che abbiamo fatto con Chiara Battaglioni, che è una professional organizer, quindi lo fa proprio di lavoro. Perché il concetto in questi ultimi mesi, ma in realtà è sempre così, è la difficoltà più grande che ha una persona. Probabilmente sta nella concentrazione, perché puoi avere delle distrazioni che vengono dall'esterno o che vengono dall'interno da te stesso. Vi faccio l'esempio: nel momento in cui a marzo siamo rimasti bene a casa, male a casa tutti, magari qualcuno ci lavorava già in smart working, però ha avuto i figli a casa, ha avuto, cioè, situazioni completamente diverse, oppure qualcuno prima lavorava in ufficio e invece si è ritrovato a casa, quindi ti sei ritrovato spiazzato. E cosa fai?
hai tutta una serie di distrazioni che possono venire dall'esterno, come dicevamo, il figlio, il corriere di Amazon. Io sono la sua distrazione. Ecco, cioè ce ne possono essere mille, e poi le distrazioni ovviamente anche tue interne, ovviamente hai la testa che vaga per mille pensieri. E con Chiara abbiamo cercato di capire come ottimizzare al massimo il proprio tempo senza perderlo, perché poi ovviamente se riesci a fare tutto in un tot di ore, lo riesci a fare magari anche con una qualità maggiore rispetto che a disperdere il tempo certo. Sui giorni. Una tecnica che forse la più conosciuta è quella della tecnica del pomodoro, che nasce proprio dal pomodoro inteso come il timer da cucina. Uh-huh. Per cui io imposto il timer da cucina su un minutaggio, che quello consigliato è dei 25 minuti, ma ognuno può gestirselo ovviamente come vuole. In quel 25 minuti, o comunque in quel tot tempo, io devo fare solo quello. Quella è la mia attività a cui mi dedico, la mia testa deve essere concentrata su quello. Poi mi prendo 5 minuti di pausa, quando riscatta il timer, rivado su un'altra attività oppure continuo quella. Certo, quella che vengo, sì. Esatto, in questo modo ho 25 minuti, non sono pochi. Sì, dipende come li sfrutti. Esatto, se tu riesci a concentrarti, magari in quei 25 minuti fai quello che devi fare, fai, insomma, magari è sufficiente. Potrebbero sembrare pochi, ma se tu riesci esatto. a darli in questo modo, alla fine riesci comunque a gestirli nel modo migliore, a gestire il tuo tempo nel modo migliore che potresti. L'altro strumento è invece, questa qua è un'app se non sbaglio. È un'app gratuita anche da desktop, okay. Quindi potete scaricarla direttamente sul vostro computer. E che si chiama Cold Turkey Writing, scusate. È un'app che nasce probabilmente per chi deve scrivere tanto. Uh-huh. Però è anche vero che non devi essere per forza un traduttore, un blogger. Comunque chiunque certo. di noi fondamentalmente scrive perché stendi dei progetti, stendi comunque... Insomma, modalità di scrivere ce ne sono. Questa app cos'è? Cosa fa? Nel momento in cui tu l'azioni, ti blocca tutte le attività che hai in corso sul tuo desktop, sul uh-huh. computer, di tutti gli altri programmi, tutti i software che hai, e quindi tu puoi concentrarti solo unicamente a scrivere e raggiungere l'obiettivo che ti sei dato, che può essere raggiungere, se non sbaglio, un tot di battute o, ah, okay. o di tempo. Tu per quel tempo devi fare solo questo. Certo. Non puoi fare nient'altro, quindi non esiste che poi ti guardi WhatsApp, desktop, piuttosto che fai, che entri e ti guardi a, non so, Facebook Instagram. Insomma, certo, devi tenere lontano il telefono, però... Io ho impostato su Instagram il limite di tempo. Ah, okay. Ma non perché io sia uno che, anzi, l'ho impostato, o meglio, l'ho impostato dopo che ho scoperto che ti conta, no? C'è il minutaggio giornaliero, sì. Se vai, insomma, nelle impostazioni. E, ho visto un giorno 23 minuti di media, e lì per lì sono rimasto colpito, ho detto, caspita, sono tanti 23 minuti. Poi io ho detto, vabbè, però io non lo uso soltanto per, lasciatemi passare il termine, cazzeggiare, ma perché mi serve anche per il lavoro, cioè seguo determinati profili, quindi magari vedo il post per mantenerti informato anche semplicemente, perché esce, non so, la notizia di quel tool che ha fatto quella release, o ha lanciato quella nuova funzionalità, piuttosto che Marco Montemagno, sto dicendo un nome X che seguo. Esatto, no? Quindi... E poi ho detto, beh, forse no, non sono tanti. Pensa invece chi ci va e lì passa veramente le ore soprattutto su con i video, no? Con i feed dei video, i GTV, eccetera, eccetera. Però, vabbè, chiusa parentesi. Comunque non si devo soltanto a 30 minuti. Dopo 30 esco, via. Ok, non pensavo si potesse impostare questo limite. Sì. È un po' buon... Lo guarderò. non ci riuscirò sicuramente perché lo faccio di lavoro sopra, quindi vabbè. Anzi, potrebbe essere, non è il male. Uno ci prova, poi... Esatto. La terza invece è un'applicazione che potete utilizzare anche da desktop, anche qua è gratuita, c'è una playlist, si chiama Noisly. E in questo caso invece vi permette di creare una playlist con i suoni della natura, con i suoni, faccio l'esempio, con il temporale, la pioggia, le onde del mare, la foresta, gli uccellini, il ruscello. Avete tutta la possibilità di creare la vostra playlist sulla base di quelli che sono
questi suoni, questi rumori, c'è anche il treno, per dire, perché si concentra meglio magari con i rumori del treno, piuttosto che della caffetteria, perché è abituato magari a concentrare e a lavorare già all'interno di... capita di trovare persone ovviamente con il portatile aperto nelle caffetterie che stanno lavorando, ma non perché non hanno un'altra possibilità, ma perché lì ci si trovano bene effettivamente. Certo, sì, sì. E quindi ti riesci a creare nel tuo ambiente un'atmosfera, io dico rilassante, tu dici... Che aiuta la concentrazione. Che aiuta la concentrazione, sì, rilassante in un altro senso, per riuscire ovviamente a portare anche qua a termine il proprio obiettivo e a non farsi distrarre. Sì. E poi come diceva Eleonora, può essere anche usata per rilassarsi la sera, nel senso c'è anche il rumore, non so, del ventilatore, ci sono persone che usano il ventilatore come rumore o il camino per addormentarsi, perché comunque sono quei rumori bianchi che aiutano. Sì, sì. È stata usata tantissimo anche all'interno della nostra community appunto nel periodo di lockdown, perché ovviamente una volta che stai a casa sei nel silenzio, quindi il rischio è di accendere il televisore o magari musica, non tutti sono abituati a lavorare con la musica. Io ad esempio sì, tantissimo, Chiara ci diceva che lei fa fatica, e quindi per evitare quel silenzio si creava appunto una playlist apposita per comunque mantenersi un pochino più attivi in compagnia. Ecco. Certo. E molto carina. Carino, sì, infatti, molto. Da provare, nel senso, comunque sono tutte cose che possono essere testate e capire quella che fa più per noi. Esatto. Sì. Noi, cioè ognuno ha il suo modo di certo, lavorare. Sì, certo. Ovviamente degli aiuti. Ecco, queste qua sono appunto i quattro takeaway che abbiamo voluto di oggi darvi. Esatto, sì. All'interno della community ce ne sono veramente tantissimi, nel senso che parliamo di questi aspetti quotidianamente, tramite anche poi newsletter ovviamente anche noi, e poi li sviluppiamo tramite proprio dei corsi più approfonditi, anche con te Antonello appunto ne abbiamo fatto uno su come farsi trovare online, quindi sulla parte SEO, e quindi cerchiamo un pochino di approfondire, andare più nel dettaglio su tutti questi aspetti. Sì. Ci si può iscrivere ovviamente gratuitamente al gruppo su Facebook di Freelance Hub. Tra l'altro, tra chi ha seguito la live, ma anche seguirà il webinar poi sui vostri canali. E chi vedrà i video su YouTube anche che caricheremo. Perfetto. Se ci segnalano appunto tra le domande che sono venute a conoscenza del gruppo tramite voi, quindi tramite Ranking Coach, diamo in occasione un'anteprima di uno dei video che andremo a postare poi sull'Academy, quindi un corso completamente gratuito. Questo perché ci fa piacere accogliere ovviamente quelli che sono i membri anche della vostra community, perché collaboriamo, ma un po' per noi anche per testare ovviamente quelli che sono i corsi che presenteremo ad appunto da ottobre 2020. Scusami Francesca, questo lo segnaleremo anche nell'email di follow up che riceveranno chi, non solo chi, tutti, chi si è iscritto al Marketing Lab di oggi, e sia chi ha partecipato che poi sia chi per un motivo X non ha potuto partecipare, quindi lo segnaleremo. Certo, chi volesse tra l'altro stasera sul gruppo abbiamo già una webinar, un'intervista che abbiamo registrato con Enrica Ferrero, come dicevamo all'inizio, che si occupa di personal branding, e anche quello è un argomento super interessante per qualsiasi professionista, ma anche spesso per chi è un dipendente, cioè nel senso a livello professionale è sicuramente una cosa da approfondire, quindi chi volesse già alle 19 stasera c'è il primo contenuto gratuito. Basta andare sul gruppo, giusto, Freelance Hub, e poi seguirlo e poi lì ci sono... Se, esatto, cioè iscriversi, no, mi piace? Solo mi piace, giusto? Per... È proprio iscrizione al gruppo, è un gruppo perfetto. Quindi l'iscrizione, e appunto si segnala di venire dal Ranking Coach come contatto, c'è anche il video. Esatto, ma è molto semplice perché ti escono in automatico le tre domande semplicissime. Quindi non si può sbagliare. Non si può sbagliare, da lì si accede, avrai la notifica di approvazione, poi sei all'interno del gruppo. Ok. Ecco. Perfetto. Questi sono i contatti. Vai, questi sono i vostri contatti, insomma, Facebook, LinkedIn, sito. Il sito, e poi anche tramite Facebook possiamo comunque interagire anche lì, in base a come ognuno è più comodo. Esatto, sul sito c'è una sezione, poi blog, e anche questo lato ci può accedere ovviamente, comunque ci sono caricate sì dall'anno scorso anche tutta una serie di approfondimenti legati a vari temi, qualcuno anche un po' leggero, qualcuno invece un po' più pesante come l'amministrazione. ce ne sono un po' di queste cose, certo. È in continuo aggiornamento ovviamente. Certo, certo. Ottimo, io invito di nuovo chi ci sta seguendo a iscrivervi
poi non vi fate ingannare dal freelance, come dicevamo all'inizio, anche se non siete dei freelance, dei consulenti e avete una piccola attività, iscrivetevi, perché ci sono un sacco appunto di spunti, di idee, di scambi di opinione, un sacco di professionisti che vi possono dare dei consigli, potete fare domande, quindi vi invito vivamente a farlo. Io vi ringrazio. Grazie tantissimo, Leonora e Francesca. E, ricordo a chi ci sta seguendo sia su Zoom che su Facebook che riserviamo questi 5 minuti appunto per insomma domande, curiosità, se ne avete. E, magari, se volete, ve la lancio qui a settembre, possiamo rifare un altro Marketing Lab parlando di altri 4 aspetti, insomma, che vorrete approfondire voi. Perché no? Perché mi sembrano molto, molto utili come macro aree, diciamo, no? Amministrazione, organizzazione, eccetera, eccetera, comunicazione. Poi all'interno di queste, come abbiamo visto, magari oggi avete parlato del Sales Navigator di LinkedIn, nello specifico magari la prossima volta di un'altra applicazione, diciamo così, un'altra funzionalità. E quindi magari ecco ne riparliamo volentieri se voi volete. Con piacere, assolutamente. E quindi sì, domande se ne avete, ve l'ho detto già prima, siamo qui, poi se ne avrete comunque al di là di ora e di oggi, nei prossimi giorni e settimane, potete contattarci, ripeto, riceverete un'email di follow-up con i nostri contatti, i contatti di Eleonora e Francesca, per iscrivervi anche al gruppo Freelance Hub di Facebook e quindi seguirli. E come Ranking Coach vi invito, a chi non fosse già utente della nostra piattaforma, se lo riterete opportuno, provare l'applicazione appunto per 7 giorni gratuitamente. Basta andare sul sito, prova subito gratis e potete provare appunto l'applicazione per 7 giorni. E noi per forza di cose, estate, andremo anche noi in ferie un po' ad agosto, ci fermiamo con i Marketing Lab oggi, è l'ultimo per poi riprendere a settembre. Non abbiamo ancora una data perché è tutto appunto un po' work in progress, non sappiamo ancora con chi, però comunque sempre nell'email che riceverete ci sarà anche il link a YouTube, al nostro canale YouTube, dove ci sarà la registrazione di questo Marketing Lab, di questo webinar, e nella pagina avrete anche le registrazioni di tutti gli altri Marketing Lab, con Marco Maltraversi, con cui abbiamo parlato di SEO per PMI, con Valentina Turchetti, abbiamo parlato di contenuti, con Diana Morilli di Octane, con un'applicazione per e-commerce, abbiamo parlato di come convertire il traffico per e-commerce, eccetera, eccetera. Non sto qui a dilungarmi, però per darvi l'idea appunto di quanti video abbiamo, ecco. Non so se volete aggiungere voi qualcos'altro, Eleonora e Francesca, qui al momento non ci sono domande. Di interventi anche voi, non state fermi un attimo, vedo. Sì, nel senso che ci piace farlo, perché è un modo, ecco, come dicevamo prima, per fidelizzare, ma non solo il cliente, una community alla fine è la nostra, non abbiamo solo noi, espandiamo e allarghiamo la possibilità di guardare insomma questi video e di apprendere, perché alla fine poi di apprendimento si tratta, non solo a chi è utente Ranking Coach, ma a chi semplicemente ha messo like sulla nostra pagina Facebook e ha visto che c'è il webinar, si può registrare gratuitamente, sono assolutamente tutti gratuiti, poi se uno vuole approfondire approfondisce con noi piuttosto che con voi, piuttosto che con chi ha partecipato, no? Lo specialist del settore che ha partecipato. Certo. Ci piace e continueremo a farlo sicuramente da settembre, però da settembre, ragazzi, ora prendiamo un attimo, e qui io poi tra l'altro smart working già lo facevo, e oggi durante il lockdown fino ad ora con i bambini a casa è un gran casino, e tecnica del pomodoro la conosco benissimo, le altre no, però le proverò tutte, ecco. Allora
puoi provare in realtà Noisly anche con loro, magari trovi la parte rilassante per loro, la playlist, e quindi... Io so se già che mio piccolino Thomas con quella del treno sarà contentissimo, perché lui ogni volta che sente treno, abitiamo vicino alla stazione. Quindi... Perfetto, ottimo. Sì, esatto. Va bene, grazie a tutti i partecipanti, grazie ancora Eleonora, certo, e Francesco. Grazie a voi. Buone vacanze, non so quando andate in ferie, però dai, buone vacanze e ci risentiamo presto. Grazie a tutti. Ciao, a presto, ciao. Ciao a voi, ciao. Ragazzi.